Natale nel mondo, ma in Ucraina si continua a combattere. Attentato a Parigi esplode la rabbia, la comunità curda, noi avevamo avvisato. Maltempo negli Stati Uniti, 200 milioni di americani bloccati in casa, migliaia di voli cancellati e il meteo non annuncia niente di buono per le prossime ore. Sciopero dei treni in Francia, tregua all'orizzonte, ma il weekend di Natale è andato. Il conflitto russo-ucraino non si ferma neanche sotto il Natale occidentale. Mosca ha mirato contro Kherson e dintorni decine di volte nelle ultime ore, mentre un attacco con un'autobomba è stato portato a termine nella città occupata di Melitopol. E per i russi si è trattato di terrorismo. Di nuovo a Kiev, dopo la visita a Washington e in Polonia, il presidente Volodymyr Zelensky ha rinnovato la sua volontà di intensificare gli sforzi diplomatici per allineare alla causa ucraina più paesi. Il pensiero va all'Africa, all'America Latina. Un pensiero legittimo, visto che la sua visita americana ha fruttato un nuovo assegno da parte del Congresso americano che ha appena approvato la legge di bilancio per il 2023. Sul fronte russo la parola che risuona è ancora guerra, che si continuerà a combattere senza sosta, parola del presidente russo Vladimir Putin. Monta la rabbia a Parigi tra la comunità curda dopo il gesto di un uomo di quasi 70 anni che venerdì con un'arma da fuoco ha ucciso tre persone e ferito altre tre. L'attacco si è verificato nei pressi di un centro culturale curdo. La comunità curda è sotto shock. L'attentato poteva essere evitato. Nel quartiere venerdì sono arrivate le pattuglie antisommossa per arginare rabbia e disordine. Siamo furiosi, siamo in collera. Abbiamo dato l'allarme ripetutamente, l'ultima volta solo 20 giorni fa. Siamo arrabbiati perché non ci ascoltano e invece le autorità francesi ci stigmatizzano. Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua solidarietà alla comunità con un tweet. L'assalitore era uscito di prigione una decina di giorni fa, a precedenti che lasciano immaginare che tra il movente ci sia una spinta razzista. Dall'East Coast fino a Seattle, dall'altra parte, passando per gli stati del Midwest, oltre oceano e il gelo che la fa da padrone con raffiche di vento che superano i 120 km orari, le autorità chiedono di restare in casa e rimandare viaggi e partenze. Così per oltre 200 milioni di americani le feste di Natale saltano letteralmente in aria, anche perché a prendere l'aereo si potrebbe rischiare proprio questo. Sono circa 20.000 i voli cancellati finora. L'allerta meteo non dà scampo, sarà il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. Negli stati del nord la colonnina di mercurio è crollata fino a 40-50 gradi sotto lo zero. 1,5 milioni di persone sono già al buio e sono soprattutto senza riscaldamento e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Fra le amenità del Natale francese c'è lo sciopero dei treni che ha soppresso un convoglio su tre. Da qui la folla di belle speranze, come quella della stazione parigina Gare de Lyon, dove si congettura su come riuscire poi a tornare in città. In realtà, almeno lo sciopero di Capodanno è stato revocato con un accordo in extremis fra sindacati e SNCF. Torneremo dopo, quindi speriamo di tornare il 1° gennaio, perché dicevano che ci sarebbe stato il secondo fine settimana di sciopero. Cerchiamo di adattarci. Abbiamo anche pensato di prendere l'aereo, ma costava troppo. Prendere la macchina, beh, è faticoso. Non è questione di panico, ma è una cosa che ci mette in ansia questa situazione. Ancora scioperi nelle vertenze a pioggia aperte nel Regno Unito contro il governo conservatore. Venerdì è scattato lo sciopero delle guardie di frontiera addette ai controlli doganali e dei passaporti in una mezza dozzina di aeroporti e in uno dei porti marittimi aderenti al sindacato della Public and Commercial Service Union.